tante novità interessanti quest'anno qui a Barcellona, al congresso della European Society for Medical Oncology, l'ESMO, per quanto riguarda i tumori del polmone. Noi abbiamo fatto il punto su alcuni degli studi più interessanti con una delle massime esperte italiane di oncologia toracica, la dottoressa Marina Garassino. C'è qualche novità per il trattamento del microcitoma? Allora, il trattamento del microcitoma sono, sappiamo, 30 anni, dal 1985, che facciamo soltanto platino e VP16. Non tutte le strategie che abbiamo adoperato nel passato sono state totalmente inutili per migliorare la sopravvivenza di questi pazienti. Nel microcitoma due studi sono rilevanti, sono il Caspian e l'Empower Centro 33, che dimostrano che esiste un vantaggio di sopravvivenza non gigantesco, perché si parla di 3 mesi di sopravvivenza, soprattutto nelle code delle curve, ma comunque entrambi studi positivi con risultati molto simili, che ci dicono che l'aggiunta dell'immunoterapia con anti-PD-L1 migliora la sopravvivenza di questi pazienti. Cosa non sappiamo? Non sappiamo quali sono i pazienti che se ne beneficiano. In questo ESMO sono stati presentati dati per il PD-L1 per lo studio Caspian e per il PD-L1 il tumor mutational Burden per lo studio Empower 133, che ci dicono in modo molto chiaro che non abbiamo criteri di selezione. Quindi anche qua la ricerca nel futuro sarà fondamentale, perché dobbiamo assolutamente capire per i pazienti e per i costi della società chi sono i pazienti che se ne beneficiano. Qui all'ESMO sono stati presentati anche diversi studi interessanti sull'impiego della biopsia liquida nel tumore del polmone. Ma ci ricorda esattamente che cos'è la biopsia liquida e quale potrebbe essere il suo impiego in questo tipo di tumore? Allora, la biopsia liquida è un concetto che sta emergendo negli ultimi 5 anni, interessante, sfrutta quello che chiamiamo adesso come biopsia liquida, sfrutta il DNA circolante come possibilità di fare le diagnosi. Noi sappiamo che nel tumore del polmone spesso è difficile ottenere una quantità di materiale sufficiente per fare delle diagnosi accurate. In questo ESMO sono stati presentati i dati, per esempio per lo studio BFAST, che ci dicono che quando non riusciamo a testare i pazienti per ALK, perché magari abbiamo poco materiale, anche la biopsia liquida ci può venire incontro. Sono risultati sicuramente molto interessanti, bisogna stare attenti ai falsi negativi della biopsia liquida che ancora sono presenti, perché se noi non troviamo i pazienti che sono positivi per ALK, rischiamo di togliere delle possibilità di cura di anni per questi tipi di pazienti. Per cui sono risultati sicuramente entusiasmanti, ma ancora il tessuto rimane fondamentale per la diagnosi, bisogna cercare in tutti i modi di ottenere il tessuto, sicuramente la tecnologia ci verrà incontro, ma ancora si parla di ricerca. Un altro studio interessante è lo studio TIMOMA. In questo caso non siamo nell'ambito del tumore polmonare non a piccole cellule, ma nell'ambito delle neoplasie timiche. Che studio è e che risultati ha dato? Allora, diciamo, è un argomento che mi interessa particolarmente, perché per i tumori rari, come voi sapete, la ricerca va avanti molto lentamente. Le neoplasie timiche sono circa 200-250 casi in Italia e ci sono pochissimi investimenti su questa patologia. Sono stati presentati i dati con l'Evantinib, che è un antiangiogenetico. I risultati sono eccellenti, perché la maggior parte dei pazienti rispondono. Che gli antiangiogenetici servano in questa patologia già lo sappiamo, perché abbiamo risultati positivi con sunitinib, e in questo momento in Italia è in corso uno studio con carboplatino, taxol e ramucirumab in 5 istituzioni italiane, che probabilmente migliorerà ulteriormente, e in Italia siamo super all'avanguardia sulla cura di questa neoplasia. Un tema scottante, perché si occupa di oncologia toracica e che non poteva mancare qui in agenda all'ESMO, è quello del tumor mutational burden, cioè il carico mutazionale del tumore. Quale può essere oggi il suo ruolo nella selezione dei pazienti? Allora, il tumor mutational burden ha subito una grande moda, perché abbiamo avuto studi che ci hanno detto che il tumor mutational burden serviva nella selezione dei pazienti sia su tessuto sia sulla biopsia liquida. Dopodiché gli studi che sono stati presentati al Mondiale del Polmone e qui all'ESMO di chemioterapia più immunoterapia ci dicono che non è un fattore predittivo per la selezione dei pazienti. E terza battuta, ci sono ulteriori studi che dicono ancora invece che può servire sulla selezione dei pazienti per il single agent. Quello che è il messaggio per domani mattina nella nostra pratica clinica è che siamo anche questo purtroppo è ancora a ricerca, è possibile che il tumor mutational burden
abbia un ruolo, è possibile che la qualità del tumor mutational burden abbia un ruolo, ma per domani mattina non serve per selezionare i pazienti per i trattamenti. Quindi fino a dati più concreti e più convalidati sulla tecnica, sul cutoff, non usatelo.